I lavori riguardavano principalmente la messa in sicurezza sotto il profilo antincendio. C'era un finanziamento del MIUR di 50.000 euro, siamo arrivati ad una somma di 275.000 euro, quindi la differenza sono stati i fondi dell'amministrazione comunale che abbiamo messo per poter fare non solo la messa in sicurezza antincendio, ma abbiamo fatto anche tantissimi altri lavori che la preside ci ha segnalato e che abbiamo ovviamente colto l'occasione nel momento in cui siamo venuti all'interno della scuola di poter fare. La prima cosa è la palestra aveva un tappetino inadeguato che rappresentava anche un pericolo sotto svariati aspetti, è stato rigenerato, sostituito ed è adesso veramente qualcosa di bello da vedere, ma non solo, i ragazzini ci hanno detto che utilizzandolo va veramente veramente bene. Poi è stato fatto tutta l'impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione delle guaine bituminose che c'erano, la parte impiantistica, tutto l'impianto elettrico è stato rigenerato, sono stati riadattati i locali che vengono utilizzati dalla scuola sia per le attività didattiche sia per le attività, diciamo, del laboratorio di musica e altri laboratori. Sono stati fatti veramente tantissimi lavori, lavori che dovevano essere, diciamo, abbastanza celeri, ma in realtà si sono conclusi pochissimi giorni fa. Devo dire che per l'ennesima volta l'ufficio tecnico è stato all'altezza della situazione, ma è un dato che oramai ripeto continuamente, perché se non ci fossero loro le attività non potrebbero essere messe in campo. Nello stesso tempo anche la ditta, diciamo, che si è aggiudicato la gara, tecnicamente ha saputo fare i lavori e ha saputo ovviamente restituire tutti i lavori prima della riapertura. Prossime tappe dal punto di vista dei lavori scolastici quali saranno? Adesso abbiamo degli interventi molto più importanti. Nei prossimi mesi stiamo lavorando, in queste settimane sicuramente inizieremo ad approvare i progetti preliminari di interventi, diciamo, che riqualificheranno tutta la parte scolastica della nostra città. Parlo di quelli legati alla ricostruzione e al sisma, e quindi inizieremo quell'attività importante ed imponente che porterà da qui a pochissimi mesi a poter iniziare a vedere dei cantieri aperti che daranno veramente, non dico un respiro, ma daranno veramente a tutti i cittadini il senso del lavoro che è stato fatto in questi anni.